Nuovo appuntamento all'interno del Fizzone Morning. Parliamo ancora una volta con il nostro preparatore atletico ufficiale Pierluigi De Pascalis, collegato con tutti noi. Ciao Pierluigi, bentornato. Ciao, ben ritrovato, buongiorno. Insieme a te affrontiamo oggi all'interno di Risveglio Muscolare un argomento che sta un po' sulle pagine di internet e su tutti i giornali. Si parla spesso di integratore alimentare. Ebbene, come sceglierlo? Gli integratori alimentari sono la croce e delizia del nostro settore, del settore del fitness. Occorre fare molta attenzione perché le persone ripongono fin troppa fiducia negli integratori e quindi ci sono delle regole. Per esempio, due elementi fondamentali sono quello del prezzo e quello di quale integratore valutare. Il prezzo, attenzione, perché è una variabile molto determinante che incide significativamente sulla qualità del prodotto che noi stiamo assumendo. Quindi quando riguarda la nostra salute, cercare sempre il prodotto più economico ci espone sicuramente a maggiori rischi, perché la qualità del prodotto, ma anche la ricerca, evitare che ci possano essere dei contaminanti all'interno dell'integratore, sono tutti quanti passaggi, step, che hanno un costo e quindi integratori troppo economici verosimilmente espongono maggiormente a rischi. Il secondo elemento importante da tenere in considerazione è quale integratore eventualmente è opportuno andare a prendere, perché naturalmente tutte quante le persone cercano spesso di prima fornirsi dell'integratore e poi andare a vedere esattamente qual è l'utilità. State molto attenti a pensare che avete bisogno necessariamente di chissà quale cosa, perché poi normalmente l'integratore dovrebbe semplicemente andare a compensare eventualmente una carenza. Allora, ma come possiamo valutare, Pierluigi, se ne abbiamo veramente bisogno di un integratore? Beh, innanzitutto bisognerebbe partire da quelle che sono le esigenze del soggetto, perché come dicevo prima ci si preoccupa più di prendere l'integratore e poi vediamo esattamente a cosa serve, e piuttosto che fare il discorso al contrario. Quindi occorrerebbe valutare quali sono eventualmente le nostre carenze, perché quello è il compito dell'integratore. Se per esempio pensate di aver bisogno di 10 integratori, probabilmente siete proprio fuori strada, perché io non posso avere 10 carenze, o meglio, se ho 10 carenze significa che devo intervenire in maniera marcata sull'alimentazione piuttosto che andare a compensare. L'altro elemento, forse ancora più importante, è quello di rivolgersi ad un esperto. Quando io decido di prendere un integratore sarebbe sempre opportuno valutare questa opzione. Un esperto può essere anche semplicemente il mio medico, può essere il farmacista, può essere un nutrizionista, quindi una serie di figure professionali che operano in questa direzione. E perché se noi semplicemente ci limitiamo a chiedere a chi l'integratore lo vende, sarà improbabile che ci dica di ridurne la quantità o la tipologia. La lamentela che sento sempre o che sento spesso è: ma il mio medico mi dice di non introdurre, già so che mi dice di non prendere integratori. Quindi noi preferiamo non chiedere il parere al medico, che comunque ha una base conoscitiva vasta e determinante, per il timore che ci dica no, non prenderlo, ma ci va bene che un perfetto sconosciuto, che magari non ha assolutamente nessun tipo di competenza, ma invece ha degli interessi diretti, come dicevo prima, nella vendita, ci dica no, prendi tutta quanta questa lista di integratori perché questi vanno benissimo. Quindi in qualche modo anche noi dobbiamo cercare di frenare questo desiderio e di accedere invece a quelle che sono le competenze specifiche di chi lo fa per lavoro. E noi ringraziamo come sempre Pierluigi De Pascalis per la disponibilità di questo martedì. Un abbraccio e alla settimana prossima. Alla prossima settimana, un abbraccio. Buongiorno.